Buonasera a tutte e a tutti, a nome delle Acri di Brescia e di Bergamo. Benvenuti a questo secondo incontro di un percorso che le Acri hanno intrapreso in vista della celebrazione di Bergamo e Brescia come capitale italiana della cultura del 2003. Questa scelta, adottata dal Parlamento, è maturata con una candidatura congiunta delle nostre due città durante i mesi terribili della pandemia. Rappresenta per noi un impegno a scommettere insieme su una ripartenza, ancora oggi molto difficile, problematica, ma che mette al centro le due comunità e le capacità migliori che sappiamo esprimere. Bergamo e Brescia sono ricche di bellezza, di luoghi naturali e monumentali, di storie, di arte e anche, lo abbiamo visto durante la pandemia, esprimono la forza dei legami e della cura. Il valore della cultura come capacità di ricomprendere il presente, di aprire i processi dell'umano e di indicare un senso, una direzione. Questo percorso di avvicinamento al 2023 prevede una prima fase con sei incontri e dialoghi tra omologhi delle due città. Il 15 gennaio, per esempio, abbiamo avuto ospiti i due sindaci delle città capoluogo, del Bono e Gori. Questa sera avremo modo di ascoltare i due vescovi delle nostre diocesi, Monsignor Francesco Beschi e Monsignor Pierantonio Tremolada. E poi avremo i due rettori dell'università, i due presidenti di Confindustria e di Confcooperative. E l'ultimo incontro sarà un dialogo tra rappresentanti di realtà giovanili di Bergamo e di Brescia. Abbiamo immaginato questo percorso perché vorremmo arrivare al 2023 con uno sguardo dal basso che non si limiti a osservare le molteplici potenzialità e ricchezze che esprimiamo, ma si concentri piuttosto anche sulle problematicità reali delle due città. Uno sguardo divergente e commosso sulla città, che leggendo dentro le pieghe e le piaghe della città sappia interpretare un nuovo umanesimo con la categoria politica della fraternità. Papa Francesco, da tempo, sta proponendo un modello di missione. Lo cogliamo nella continuità tra la Chiesa in uscita dell'Evangelii Gaudium e la fraternità aperta, utilizza questa bella espressione nell'ultima enciclica sociale Fratelli Tutti. C'è in comune l'idea di una Chiesa che per sua natura è missionaria, è in ascolto, è aperta al mondo. Ecco, secondo noi occorre oggi indossare gli occhi di chi riconosce l'azione dello Spirito già presente nella vita concreta delle persone. Dio agisce ed è già là, oltre i confini assegnati dagli steccati anche ecclesiastici. La bellezza della testimonianza cristiana per noi si rivela già incarnata nell'esistenza di cristiani che sono segni di speranza per il proprio tempo. Nella Fratelli Tutti, la fraternità è esperienza umana e cristiana, rivela, dà voce alla speranza. Ecco, l'invenzione del quotidiano, dove operano le persone nel loro lavoro quotidiano, nelle famiglie, nelle difficoltà della vita di tutti i giorni, è quanto di più bello ci possa aiutare a vivere il Vangelo. Il cristianesimo si propaga per attrazione, abita i cuori anche di quelli di chi non lo dichiara, ma esprime una rettitudine di tutto rispetto. Non si può dimenticare appunto che Dio agisce dentro la realtà. Ecco, noi vorremmo fare in modo che il 2023 non sia solo l'occasione per mostrare tutto quello che di bello e di buono facciamo, ma anche tutto quello che potremmo fare di nuovo, perché qui si tratta di un nuovo inizio. Vorremmo mettere in agenda l'inclusione lavorativa, nuove forme concrete di integrazione, esperienze di sviluppo territoriale. Vorremmo far maturare anche una visione politica condivisa, che si traduca concretamente in pratica sociale, attraverso anche incubatori di esperienze, con un impegno che come Acri di Bergamo e di Brescia vogliamo assumerci allargando questa collaborazione a tante realtà, esprimere ed essere sempre più testimoni della cultura della cura, tessitori pazienti del bene comune, al servizio del prossimo, partendo soprattutto dagli ultimi, dai penultimi, che nei prossimi mesi rischieranno anche nelle nostre due ricche città
crescere in misura consistente. Grazie dunque a Monsignor Francesco Beschi, Vescovo di Bergamo, a Monsignor Pierantonio Tremolada, Vescovo di Brescia, per aver accettato il nostro invito a questo dialogo, e grazie di cuore anche a Nunzia Vallini, direttore del giornale di Brescia e di Teletutto, che coordina felicemente questo incontro. Buon ascolto a tutte e a tutti. Grazie al presidente Milesi, grazie alle ACLI di Brescia e di Bergamo, grazie ai due vescovi che hanno accettato di interloquire tra loro e per noi e con noi. Come dire, l'occasione è davvero ghiotta, l'avete sentito, il pretesto è Brescia Bergamo città capitale della cultura del 2023, ma in realtà le ACLI vogliono guardare oltre, vogliono guardare e fare prima, durante e dopo, perché sia questo appuntamento certo prestigioso e certo significativo, ma perché sia davvero come dire, un pretesto per ripensare al nostro presente e al nostro futuro. Questi incontri sono stati preparati da una sorta di laboratorio dei giovani delle due ACLI che ancora prima di proporre dei dibattiti condivisi tra Brescia e Bergamo hanno, come dire, hanno partecipato congiuntamente a questa fucina. Peraltro hanno steso una serie di domande, di interrogativi, dei quali io mi farò peraltro interprete, ma bisogna dare davvero a Cesare quel che è di Cesare, che sono anche molto, molto impegnativi e molto interessanti. Cominciando da una domanda preliminare, perché chiedono come dire, questa vicinanza tra Brescia e Bergamo, che non è stata, no? Non è solo fisica, è stata anche una vicinanza nel dramma della pandemia che ha colpito le due città e le due province, è poi una vicinanza, ci sono tantissime cose che ci accomunano e non solo dal punto di vista, come dire, territoriale ambientale, siamo omologhi da numerosi punti di vista. Abbiamo però anche una condivisione nella cultura del lavoro, è stata più volte evocata, il cattolicesimo democratico, l'impegno dei laici, proprio un impegno del laicato cattolico, la nostra storia ce lo dice e abbiamo tantissime testimonianze. Ecco, vista questa vicinanza, visto anche che dal punto di vista amministrativo, già interpellati 2 settimane fa, c'erano i sindaci delle due città capoluogo che si sono confrontati. Ecco, è possibile, e chiedo a Monsignor Pierantonio Tremolada di, come dire, rompere il ghiaccio, è possibile immaginare un percorso condiviso tra le due diocesi sino ad ora, molto inevitabilmente focalizzate nel loro territorio che ha manifestato e manifesta tantissimi bisogni? Ecco, ma possiamo immaginarci due diocesi sorelle, cugine, comunque vicine, che intraprendono un percorso insieme, un percorso condiviso nel concreto, con interventi concreti? Monsignor Tremolata. Ma non solo possiamo immaginarlo, io ho il piacere di dire che con il Vescovo Francesco ci siamo già incontrati per questo. Posso anche ricordare la data del 15 ottobre del 2020. Noi abbiamo condiviso una prima riflessione, senza ovviamente la pretesa di progettare in maniera troppo precisa. Però per uno scambio c'è già stato, proprio perché siamo convinti di quanto appena si diceva, no? Che queste due realtà, cioè la realtà di Bergamo e della sua provincia, e di Brescia e della sua provincia, hanno molti legami, ecco. E ci siamo detti allora, in vista di questo appuntamento significativo, come possiamo disporci, ecco, no? Con quale atteggiamento, e soprattutto ci siamo interrogati su questo termine cultura, capitale insieme, no? Bergamo e Brescia della cultura, no?
Come Chiesa, noi che tipo di approccio intendiamo avere alla realtà della cultura, no? Perché poi come possiamo immaginare anche dei passi condivisi? Ci sono livelli diversi, perché poi ciascuna diocesi al suo interno dovrà un po' immaginare, no, in quell'anno che cosa significa coltivare la cultura, e dovrà immaginare anche in che modo farlo collaborando con la società civica e quindi le varie autorità. Quindi ciascuna con il proprio sindaco della città e anche i responsabili sul territorio, ma poi anche insieme alle due realtà civiche, ecco, quindi una collaborazione tra ciò che è ecclesiale e ciò che è civile, ci sembra molto bello. Però il punto di partenza è la cultura. Allora, cosa intendiamo per cultura? E quando immaginiamo un anno dedicato alla cultura insieme, no? E insieme a realtà ecclesiale e realtà civica, cosa dobbiamo immaginare? Dobbiamo immaginare che dovremo noi come Chiesa chiedere che ci sia dato uno spazio per promuovere la cultura cristiana? Io direi di no, ci siamo detti no, non è questo, no? Ma piuttosto vorremmo chiederci come il patrimonio di ciascuna nostra Chiesa può essere messo a disposizione per la cultura intesa in senso più generale, no? Perché, e chiudo, quando io penso alla cultura, ecco, dico, non deve venirci in mente l'immagine della biblioteca. Quale altra immagine ci deve venire in mente? Io direi l'immagine degli occhi. La cultura è lo sguardo che tu hai sulla vita, no? Il modo in cui ti poni, come la intendi e quindi come piano piano anche la organizzi, ma nel senso più nobile del termine, che forma le dai, no? Che forma dai alla vita. Questo sguardo che poi ha condotto, unificando i vari aspetti della vita, l'educazione, il lavoro, la vita sociale, la comunicazione, la produzione, sono tutti elementi di un vissuto che poi hanno dato vita a un patrimonio. Ecco, ci dicevamo, forse è bello immaginare un dialogo tra di noi e con i responsabili delle amministrazioni delle nostre città e della nostra provincia, per capire insieme quale contributo noi possiamo offrire, ma dentro questo quadro più generale. Grazie. Monsignor Francesco Beschi, dunque un percorso condiviso? Avete già iniziato? Ma sì, mentre saluto tutti voi, saluto il Vescovo Pierantonio, condivido e confermo quello che lui ha delineato, e mi sembra ci troviamo in una preziosa circostanza che è alimentata da alcune condizioni un po' particolari, perché appunto questa proclamazione delle due città come città della cultura è una proclamazione che avviene in un contesto ben preciso, cioè la vicenda della pandemia, soprattutto nella sua prima fase, la fase diciamo anche più intensa, ha investito le nostre due città e le nostre due province in un modo particolarissimo. E se veramente in quel momento poi la concentrazione era anche sulle specifiche comunità di ciascuno, nello stesso tempo si avvertiva questa comunanza anche di sentimenti da un verso di sofferenza, di autentico dolore, ma anche sentimenti che ci caratterizzano in una maniera molto forte, che sono i sentimenti della solidarietà, e di una solidarietà che si manifesta in termini molto concreti e anche molto diffusi. C'è una solidarietà eroica che riconosciamo in ogni angolo del mondo. La nostra tradizione culturale fa della solidarietà qualcosa di diffuso, cioè rispetto al quale è difficile che qualcuno possa tirarsi fuori. Quindi questo contesto certamente
non unico, però diventa significativo in ordine a un cammino che vede nella cifra delle città, della città della cultura Brescia-Bergamo, un momento unificante. E un momento unificante, lo diceva il vescovo Pierantonio, che noi vogliamo sposare, accompagnare, sostenere, a partire appunto da una cornice più vasta rispetto a quella ecclesiale. Per cui la posizione delle nostre due diocesi, che ritengono questa un'occasione favorevole, è una posizione che si mette dentro, direi addirittura al servizio di un cammino complessivo che investe i nostri due territori in tanti soggetti che li rappresentano. Grazie. Dunque, i nostri vescovi ci hanno delineato, vescovo Francesco, adesso il contesto in cui viviamo, perché ce lo diceva bene il presidente Milesi, cultura è proprio anche la capacità, no, di capire il presente e di dare un senso a quello che si fa nel momento presente, e il vescovo Pierantonio, che ci ha parlato della necessità dello sguardo che si deve dare tutti insieme alla vita e soprattutto a questo contesto da, come dire, da vivere in modo pieno. I giovani hanno dato alcune parole chiave che ci portano, che possono essere una sorta di bussola di quali sono i campi aperti e le strade aperte che necessitano una risposta, che sono la fraternità, l'integrazione, la pace, la solidarietà, Monsignor Francesco Beschi, che lei aveva, della quale lei aveva parlato, però c'è anche il rischio, no, di una solidarietà perimetrata, prima noi poi gli altri, insomma. Quindi, ecco, come declinare in questo contesto un cammino che tenga conto appunto di questi valori, e in particolar modo cosa può fare la Chiesa. Ma io partirei appunto con qualche considerazione che prende come grande orizzonte il Magistero di Papa Francesco, particolarmente in questa lettera ultima che lui ci consegna, nel segno della fraternità. Quindi il fatto che queste due città siano accomunate da tanti motivi, adesso da questa appunto condizione di città della cultura, credo possa essere alimentato da una cultura della fraternità, di cui la Chiesa è portatrice da sempre, nonostante poi le smentite, sia personali che a volte comunitarie, ma insomma ci appartiene, per noi è un imperativo evangelico questo della fraternità. E nello stesso tempo, appunto, che contributo anche in vista di questo appuntamento noi possiamo dare? A me sembra, voglio appunto sovrappormi al vescovo Pierantonio, ma mi sembra che un cammino in questa direzione noi lo stiamo facendo. Lo stanno facendo anche tante istituzioni civili, cioè si parte dalla necessità di sinergie, di unificazioni, a volte si dice anche di razionalizzazioni dei servizi e delle presenze, determinate anche a volte da ragioni di natura economica o di natura di efficienza. Noi stessi stiamo muovendoci in questa direzione, creando appunto condizioni di sinergia tra parrocchie, tra campanili, come si dice, per arrivare a forme di fraternità non solo a livello personale all'interno di una comunità, ma tra comunità. Ecco, io credo che questo sia un messaggio non da poco, e non solo per finalità di natura efficiente, di natura efficientistica, cioè il cammino che stanno facendo le nostre comunità, che parte a volte dalla diminuzione dei sacerdoti, che parte dalla necessità di offrire
risposte più organiche, migliori, anche più competenti, però nella comunità cristiana poi va ad attingere appunto ad elementi di valore che per noi diventano assolutamente importanti. E se i movimenti di identificazione nella storia, poi nella storia italiana in un modo particolare, penso ai comuni, sono stati molto importanti, anche molto fecondi, in questo momento noi non possiamo pensare a movimenti di identificazione che sono autoreferenziali, molto spesso poi conducono a delle implosioni. Per cui questa cultura della fraternità trova anche in pratiche ecclesiali, che ripeto non sono solo di natura organizzativa, una risposta e anche un'offerta, un'alimentazione alla società nel suo insieme. Ricordo ad esempio un'esperienza significativa, impegnativa, che è stata rappresentata dall'estate. Noi l'estate è stato per noi il momento in cui siamo un po' usciti allo scoperto, usciti da quella cappa che rappresentava appunto il contagio nella sua violenza. E pensando ai ragazzi, pensando alle famiglie, pensando anche all'attività che normalmente le parrocchie organizzano nei tempi estivi, abbiamo pensato che fosse un segno importante creare una rete con tutti i soggetti del territorio, mettendo noi a disposizione di questo insieme l'esperienza che abbiamo fatto negli anni, più che conosciuta, le strutture di cui disponiamo. Ecco, queste forme anche di alleanza, la parola di per sé è molto bella e non è solo strumentale, vanno in direzione di qualche cosa che può crescere, può lievitare. Quindi alleanze non solo strumentali, certo che gli obiettivi sono importanti, però è importante anche lo spirito che sostiene queste alleanze, perché se sono solo strumentali, una volta raggiunto l'obiettivo, ognuno vada per la sua strada. Qui invece non si tratta, anche rispetto al futuro, di immaginarci ognuno per la sua strada. Fraternità che diventa anche concretamente accoglienza. Qui tutte e due le nostre diocesi hanno una storia di accoglienza rappresentata da questo segno assolutamente particolare, per certi versi provocante, per certi versi profetico, che è rappresentato dalla migrazione. Noi siamo tra le province d'Italia, dopo Roma e Milano, le province che hanno risposto maggiormente a questo fenomeno mondiale che è la migrazione. Ma l'accoglienza, io l'ho detto tantissime volte, noi abbiamo polarizzato a volte anche in termini polemici il discorso dell'accoglienza rispetto a persone che provengono da altri paesi, ma il problema dell'accoglienza investe ciascuno di noi. Penso l'accoglienza all'interno della stessa famiglia, tra famiglie, e poi questo spirito di accoglienza che appunto fa di soggetti diversi la possibilità di creare più intensamente comunità. Una delle vie più praticate sotto questo profilo, perché ci appartiene in una maniera radicale, è la via del lavoro, nel senso che la via del lavoro è una via che produce cultura. Noi non siamo soltanto dei grandi lavoratori. La cultura del lavoro, Bresciano-Bergamasco, è la cultura del lavoro. Questo è un passaggio importante, anche qui, non di natura strumentale, ma di natura valoriale. Lavoro fatto bene, il lavoro sempre più sinergico, e anche qui non soltanto perché la squadra funziona meglio che il singolo, ma perché è un valore aggiunto che poi ha delle ricadute sulla vita comune, sulla vita sociale, e sono veramente, secondo me, percorsi che già ci appartengono e già ci accomunano, e che in questa occasione appunto da comunità cristiane vogliamo favorire. Lavoro fatto bene e fatto insieme, perché ha un valore esponenziale, questo è l'estrema sintesi. Monsignor Tremolada, si diceva non partiamo da zero, ma partiamo da esperienze, oltre che da tensioni emotive, di
di altissimo significato, peraltro anche, dobbiamo dirlo, che hanno dato anche dei riscontri straordinari proprio in questo periodo di pandemia che ha messo a dura prova un po' tutti. Ecco, come continuare su questo percorso e, come dire, farlo lievitare? È stata usata anche questa immagine. Monsignor Tremonale. Ma credo che occorre continuare nel solco che è stato aperto e che è stato molto ben descritto dal Vescovo Francesco. Noi abbiamo delle potenzialità di cui è bene prendere sempre più coscienza. La nostra realtà Bergamo-Brescia è una realtà ricca, ma non primariamente dal punto di vista economico, ma dal punto di vista umano. Io vedo tante risorse proprio in termini di capacità di, come dire, di dare alla vita la sua qualità, e sono convinto che la parola fraternità, per tornare al punto da cui siamo partiti, ci aiuti a dare a queste potenzialità la loro forma più bella, no? Anche dal punto di vista sociale. A me ha colpito che Papa Francesco abbia presentato questa parola come una parola riassuntiva. Dice: questa è la parola che deve fare da punto di appoggio, deve costituire il punto di appoggio della nostra società. E sceglieva questa collegandola alla solidarietà, collegandola all'accoglienza, collegandola, e poi diceva, mi permetto di sottolinearlo perché mi ha fatto molto bene, è una delle tre parole della Rivoluzione francese, ma è stata quella che forse è stata meno attuata, no? Perché in realtà la fraternità permette poi di intendere in maniera corretta la libertà e l'uguaglianza. Se ci si sente fratelli, allora davvero si sarà uguali e si vivrà la libertà non come la piena espressione dell'io, ma come l'autentica espressione di una vita che è condotta insieme. Ecco, io credo che, alla luce di quanto è stato detto dal Vescovo Francesco, noi come Chiesa stiamo cercando un po' di viverlo questo anche nelle nuove modalità che sono state ricordate, e quindi il nostro desiderio è mettere a disposizione anche un'esperienza di tipo ecclesiale che credo però abbia al suo interno una ragion d'essere che ultimamente diventa preziosa anche per il vivere sociale. Continua proprio con lei, Monsignor Tremolada, perché lei diceva, no? Recuperiamo questa, oltre alla fraternità, recuperiamo anche il tema della libertà che ci serve e quella dell'uguaglianza, che detto di non dobbiamo assolutamente dimenticarla. Ecco, immaginando una rivoluzione dei tempi nostri, che è più una resistenza, perché forse è più di questi tempi difficili. Ecco, come incardiniamo quella che è una tradizione che è il vanto della brescianità, sicuramente, credo anche della bergamasca, ma magari Monsignor Francesco Bessi, che conosce entrambe bene le realtà, ci potrà dire qualcosa di più. Ecco, ma il laicato, come si può inserire un laicato responsabile, un laicato protagonista? La tradizione, la nostra storia è ricca di personalità, di esempi, di testimonianze, di testimoni proprio del loro tempo. Oggi magari è anche vero che ci mancano un po' queste figure, oppure oggi i tempi sono maturi per un laicato responsabile e protagonista più diffuso, può anche essere. Ecco, però è cultura anche questa, e soprattutto è questa la cultura sulla quale dobbiamo e possiamo costruire il domani. Ed è forse
quello che soprattutto ci chiedono i giovani, ci chiedono degli indirizzi anche da parte di un laicato impegnato, ripeto, responsabile e che sa dove, sa guidare, sa essere protagonista di un processo di sviluppo e di futuro condiviso rispetto a, appunto, alla fraternità, al tema della pace, dell'integrazione, dell'uguaglianza. Io vorrei anzitutto dire che questo è un tema che personalmente mi è molto caro, e secondo che la realtà bresciana, ma immagino anche quella bergamasca, io conosco questa, pur provenendo dalla realtà milanese, che comunque anch'essa, ecco, su questo direi ha una grande ricchezza. Ecco, io vedo qui nella realtà bresciana una grande sensibilità proprio al contributo che il laicato è in grado di dare alla Chiesa e nella Chiesa anche, e attraverso la Chiesa anche alla società. Questo senso, cioè, dell'importanza del laicato come soggetto capace davvero di fare cultura e quindi di generare vita. Lei ha usato, direttrice, un aggettivo molto importante, che è responsabile. Un laicato responsabile, ecco. Ritengo che si parlava prima della cultura della fraternità, oggi sia importante anche coltivare una cultura della responsabilità, e che vede nei laici soprattutto un soggetto fondamentale. Anche qui credo sia importante domandarsi cosa si intende per responsabilità. Quando una persona è veramente responsabile, noi ci guardiamo intorno e davvero ci rendiamo conto di quanto sia importante che ciascuno si assuma la propria responsabilità, e soprattutto chi ha dei compiti all'interno della società li svolga con senso di responsabilità. Credo che quando diciamo responsabilità, anzitutto diciamo una presa di coscienza di quella che è la propria posizione personale in relazione al bene di tutti, per esempio. E secondo, quando diciamo responsabilità, istintivamente a me viene anche da pensare, e mi riferisco in particolare al laicato nelle sue varie funzioni e nelle sue varie attività, credo sia importante anche, diciamo così, con una parola sintetica, la formazione. Cioè non ci si improvvisa responsabili, cioè da un lato consapevoli del proprio compito e in grado di svolgerlo. Bisogna accettare anche un percorso di formazione che secondo me non va inteso semplicemente nella linea dell'aggiornamento. La formazione non è un semplice aggiornamento, ma ha una valenza, direi, certo, culturale, e mi permetto di aggiungere anche spirituale. Cioè la formazione in vista dell'esercizio delle proprie responsabilità domanda una visione della vita che è appunto culturale e, nella nostra prospettiva di fede, ma non solo, anche spirituale. Cioè occorre avere degli occhi, come dicevo prima, particolari per guardare la vita e quindi per assumersi la responsabilità. Ma poi credo sia importante anche il senso di partecipazione, cioè la formazione domanda un coinvolgimento personale. Non si tratta semplicemente di acquisire, no, delle competenze attraverso delle informazioni, ma si tratta proprio di compiere un cammino personale attraverso anche un coinvolgimento diretto e poi in stretto rapporto con il vissuto. Perché, di nuovo, la cultura non sono le biblioteche, ma sono, cioè, i luoghi da richiamare quando pensiamo alla cultura non sono prima di tutto le biblioteche, ma sono gli ambiti di vita che domandano appunto un esercizio di responsabilità.
Se posso aggiungere una cosa, quando parliamo di responsabilità dei laici e diciamo dove si manifesta questa e dove si attua, ci si apre davanti il grande ventaglio della vita. E abbiamo allora, come accennavo prima, tutto il mondo dell'educazione, abbiamo tutto il mondo della comunicazione, ecco qui voi, abbiamo tutto il mondo del lavoro, abbiamo tutto il mondo della produzione, dell'imprenditoria, ecco, qui davvero i laici, però direi coloro che si assumono il loro compito. A me pare, e chiudo, che se dovessimo chiederci c'è un ambito particolarmente importante, particolarmente urgente, io direi l'ambito politico. L'ambito politico è l'ambito sintetico, perché è lì che si prendono decisioni che riguardano il vissuto nella sua trasversalità e nella sua completezza. E ritengo che sia molto importante oggi dunque che ci assumiamo questo compito, ciascuno per la propria parte, anche nella forma di una formazione che però ritengo debba essere intesa nel modo in cui ho cercato di dire. Grazie Monsignor Tremulada. Il tema della politica è complesso e anche di bruciante attualità, una politica che è un po', come dire, vittima del, è un po' arrotata, no? Su se stessa in questo momento e lo verifichiamo e un po' subiamo un po' tutti. Ma Monsignor Francesco, la responsabilità e il laicato oggi rispetto a ieri? Ma a me sembra che Monsignor Pierantonio sul tema della responsabilità proprio ci abbia offerto alcune considerazioni magistrali. Io riprenderei alcuni degli aspetti che sono stati appunto ricordati sia nella domanda che gli era stata posta sia anche nella sua risposta, sottolineando in un modo particolare questi due. Uno, certamente la responsabilità del laico, cioè dell'uomo, della donna, del cristiano battezzato, ha a che fare con un criterio che io avverto molto, molto intensamente e che mi sembra meriti una grande attenzione. Il criterio è quello della mediazione culturale. È un criterio di cui un grande interprete è stato Paolo VI. Lui, molto attento alla responsabilità laicale esercitata nella Chiesa, ma anche a partire dalla Chiesa nei confronti della società, quindi il cristiano nella società, bene, ha portato a sintesi, rappresentata tanto dal suo magistero e anche dalla sua testimonianza, il criterio della mediazione culturale, cioè del fatto che il messaggio evangelico, la stessa esperienza cristiana, poi appunto è chiamata a declinarsi dentro le condizioni culturali di un tempo e insieme dentro le condizioni di tutta quanta l'umanità, quindi non solo di coloro che sono credenti, ma anche di coloro che insieme ai credenti costruiscono la convivenza umana. Peraltro il ricordo di Paolo VI appunto mi permette di evocare un rapporto che anche in occasione della celebrazione dell'anno in cui appunto le nostre due città vivranno l'esperienza di città della cultura, un rapporto che mi sembra assolutamente decisivo, cioè nella storia del mondo, mi sia consentito, ci sono due personalità, una bergamasca e una bresciana, che nel momento che stiamo ancora vivendo di grande cambiamento, ma direi come contributo al cambiamento, hanno dato un apporto notevolissimo. Sto parlando di Giovanni XXIII e appunto di Paolo VI. Certo, sono i capi della Chiesa Cattolica, uomini religiosi, ma io credo che sarebbe fare un grande torto dimenticare che questi uomini
hanno segnato la storia del mondo, e quindi nel momento in cui parliamo di culture, parliamo di queste due città, parlare ed evocare queste due personalità sia d'obbligo. E poi una seconda considerazione, appunto mi accompagnavo a questa sul laicato, sulla figura del laico, sulla responsabilità del laico, ed è stimolata appunto dalla sottolineatura del laicato diffuso. Cioè, da un verso ci sembra di avvertire una così venir meno di personalità laicali, e a volte non solo laicali, che possono così raccogliere in sé una leadership culturale, morale, spirituale, che abbiamo riconosciuto in laici del passato o anche di un passato molto recente. Però veniva appunto evocato evocata questa immagine del laicato diffuso. Io credo che questo comunque sia qualcosa di estremamente positivo. Perché? Perché poi appunto le personalità, io ritengo, non fungono poi come funghi. E quindi questa, diciamo, presa di coscienza di un laicato che si ispira al Vangelo e che è diffuso, rappresenta un bellissimo terreno sul quale poi la storia, le vicende, l'impegno anche formativo, la dedizione potrà identificare anche delle personalità particolarmente trainanti. E questo che dico, lo dico con delle conferme che non sono solo quelle della pandemia, ma penso le amministrazioni locali nelle nostre province, nelle nostre diocesi, io credo meritino una grande attenzione ed esprimano un laicato credente o appunto con ispirazioni diverse da quelle della fede, che esercitano responsabilità, esercitano vicinanza, creano attenzione ad un bene comune. Questo è un patrimonio non indifferente. Se penso alla dimensione del volontariato, così esemplare nelle nostre province, a livello di tutto il nostro paese, che peraltro è esemplare sotto il profilo del volontariato, dico, ecco, questo laicato diffuso poi non è semplicemente, va bene, un po' di brava gente che cerca di darsi da fare, sono delle storie che hanno una rilevanza che meriterebbe probabilmente qualche riconoscimento in più e qualche spazio in più di riconoscimento. C'è poi tutto il tema che è quello della cooperazione. Noi siamo appunto territori di lavoro, il laicato credente e non credente si esprime fortemente nella responsabilità nei confronti dell'impresa, del lavoro sotto ogni profilo, certamente non come mondo a parte, ma a mio giudizio come mondo inserito nel grande mondo del lavoro. L'esperienza della cooperazione è un'esperienza che dice di una responsabilità dei laici, di una creatività laicale in termini di solidaristici, che non rappresenta soltanto, ripeto, un mondo a parte, il cosiddetto terzo settore, ma può, soprattutto per quanto riguarda il futuro, lo dice Papa Francesco nella Fratelli Tutti, diventa un criterio che ispira l'intero mondo del lavoro. Ecco, mi sono rifatto a questi esempi per dire che il laicato diffuso non è una diminuzione dell'esercizio della responsabilità laicale. Però diffonde la responsabilità. Ma le chiedo, perché Monsignor Tremolada ha detto anche un'altra cosa, no? Non ci si improvvisa responsabili, quindi ci si pone anche un tema educativo, perché è oggettivo, no? Non ci si improvvisa responsabili e quindi siamo chiamati in causa anche come testimoni per le nuove generazioni, e quindi c'è tutto un tema di responsabilità educativa, perché non si nasce responsabili si diventa in un contesto che invita e premia la responsabilità, perché poi è necessario anche questo. Sì, io ho veramente questa impressione, che però alla quale non mi rassegno,
chiamiamola così, Papa Benedetto parlava di emergenza educativa, io direi che possiamo anche parlare di sofferenza educativa, ecco, nel senso che quando si entra nel campo così delicato dell'educazione che adesso veniva evocato, ebbene, a volte si entra in un campo in cui ognuno diventa l'accusatore dell'altro. In realtà stiamo sperimentando una fatica, ho parlato di sofferenza educativa non indifferente. D'altra parte non vogliamo rassegnarci, ritenendo che l'educazione dice proprio di qualcosa che è fondamentale nell'esistenza e fondamentale per quanto riguarda la dignità della persona umana. La persona umana si qualifica come educabile e l'educazione e l'educabilità ha a che fare con la libertà che è caratteristica della dignità della persona umana. Quindi rinunciare, perché è faticoso educare, rinunciare soprattutto in questo momento, rinunciare a questo impegno significa rinunciare a quell'appello che viene dalla dignità di ogni persona, soprattutto della persona che è venuta al mondo, ecco, deve poter contare sul fatto che viene messa al mondo attraverso appunto l'educazione. Quindi adesso non mi soffermo ulteriormente a ragionare sull'educazione, dico che è una necessità. Noi, anche noi come Chiesa, a volte in nome dell'annuncio puro del Vangelo rischiamo di sottrarci, fare un passo indietro rispetto a un impegno che ci ha caratterizzato nei secoli, che è quello dell'educazione, che ancora una volta ha a che fare con la mediazione culturale, cioè con un Vangelo che si traduce nel concreto dell'esistenza. Papa Francesco ha lanciato questo patto educativo mondiale che vuole corrispondere a questa esigenza. E questo patto ha a che fare con i soggetti fondamentali dell'educazione, che quindi questi soggetti che hanno un'importanza ma anche una delicatezza, una rilevanza che a volte mi sembra sottovalutata. Sto parlando della famiglia, sto parlando della scuola, sto parlando del mondo del lavoro come luogo educativo, una serie di altri mondi. Ultimamente in questi propri giorni il mondo dello sport, il mondo dell'arte, il mondo stesso della cultura, sono tutti luoghi educativi, soggetti e educativi. E il Papa appunto evoca la necessità di un patto. Il problema qual è? Il problema è appunto, da un verso, una sofferenza educativa, una fatica educativa che vede i soggetti sottrarsi a questo impegno, a volte appunto accusandosi reciprocamente, delegando l'uno all'altro responsabilità. Ecco, il Papa, evocando il tema del patto, dice: invece che accusarci, invece che sottrarci, invece che delegare, mettiamoci insieme rispetto ad un'esigenza che è fondamentale. E anche qui mi sia concesso, le nostre due diocesi, che non sono le migliori del mondo, adesso passi la battuta, anche se noi a volte lo possiamo pensare, ma insomma siamo discreti e scherziamo un attimo, ma le nostre due diocesi sotto questo profilo hanno un'enorme storia, una storia che appunto ha visto laici sempre insieme a sacerdoti, hanno visto istituti di persone consacrate, vocazioni di persone che hanno fatto della loro vita un impegno tutto orientato all'educazione. Sotto questo profilo devo dire che appunto anche qui ci possono essere stati aspetti discutibili, criticabili nel corso della storia, però non vedere la comunità cristiana, le comunità cristiane, nella fattispecie le nostre due diocesi, come promotrici e
concretamente nelle loro diverse istituzioni, nelle loro diverse modalità, penso appunto scuole, penso ad esempio oratori che non sono una categoria di secondo livello rispetto al tema educativo, ebbene hanno visto le nostre diocesi sotto tanti profili, adesso non le ricordo tutti, ma li possiamo evocare ciascuno nella propria diocesi, molto, molto forti sotto questo profilo. Quindi il patto educativo è non rimaniamo soli, avvertiamo che i diversi soggetti sono chiamati ad una collaborazione. È chiaro, c'è un grosso problema che è quello del pluralismo culturale, che diventa anche pluralismo della visione dell'uomo, e quindi come dentro questa pluralità si può ritrovare una unità. Questo è, credo, lo sforzo che il patto richiede. Benissimo, Papa Francesco declina la fraternità proprio sotto il profilo della differenza, della varietà, e quindi la pluralità di per sé è una ricchezza che però appunto in qualche modo, lo stiamo sperimentando in questi anni, viene come appellata, richiesta ricercare momenti di unità, quella multiforme unità di cui parla Papa Francesco, e che credo abbia una grande rilevanza nel momento in cui si parla di educazione, perché altrimenti veramente oltre le fatiche, le sofferenze educative, c'è anche questa dispersione educativa, frammentazione educativa, che poi di fatto rende molto molto debole questo impegno. Un impegno che certamente vede la Chiesa da sempre, si è messa in questa posizione, un soggetto fondamentale che è il soggetto della famiglia. Perché? Qui, anche qui vorrei dire la storia bresciana, che pure conosco un po', e la storia bergamasca, non sono storie di familismo. I cattolici non sono i sostenitori, i fautori di un familismo che appunto vede la famiglia rinchiusa in sé, una specie di corporazione che persegue i suoi interessi. Io adesso mi si passi un po' la provocazione, il massimo del familismo è la mafia, la cultura mafiosa è l'espressione più degenerata del familismo. Noi non siamo dei familismi, però riconosciamo che le relazioni familiari, che peraltro oggi appunto possono assumere anche forme diverse da quelle tradizionali, però sono decisive per la vita, l'esistenza delle persone, e sono decisive per la crescita di nuove generazioni, sono decisive addirittura per la possibilità di crescita delle nuove generazioni, che appunto vediamo è uno dei grandi problemi non solo del nostro territorio, certamente anche del nostro territorio, ma dell'Europa intera, dell'Occidente intera, questa contrazione demografica che appunto è l'esito, a mio giudizio, di una sottovalutazione dell'importanza e della decisività del soggetto famiglia. Peraltro un soggetto che nella pandemia ancora una volta si è rivelato decisivo. Io sono consapevole che oggi come oggi stiamo parlando della violenza all'interno della famiglia, stiamo parlando di separazioni e divorzi che sono cresciuti a seguito della convivenza forzata della pandemia. No, non ci nascondiamo queste cose, però non possiamo nemmeno nasconderci che in questi mesi la famiglia ha dimostrato ancora una volta delle capacità di natura sociale, senza le quali io non so come avremmo potuto immaginarci dentro l'uragano che ci ha investito. Quindi la famiglia come soggetto in relazione all'educazione, ma in relazione anche a quella creazione di comunità fraterne di cui stavamo parlando. Io credo che la famiglia stessa debba diventare consapevole di questa soggettività, e per farlo io credo che ci sia una via: bisogna che le famiglie si mettano insieme, e qui ancora una volta le nostre due diocesi hanno storie bellissime sotto questo profilo, storie di natura tradizionale,
forme di aggregazione di famiglie, di aiuto reciproco tra famiglie che hanno nella storia assunto forme diverse e anche forme nuove, più difficilmente esplorabili perché il contesto complessivo oggi è segnato da un forte individualismo, lo diciamo continuamente come una specie di mantra, e quindi anche delle ricadute su questo mettersi insieme delle famiglie perché diventino soggetto sociale. Io dico che è un peccato che anche nei nostri territori abbiamo compiuto è privatizzare la famiglia. La famiglia è un fatto privato. Questo dogma che ci ha un po' preso tutti ha indebolito fortemente la famiglia in quelle che sono le ricchezze che può esprimere dentro anche una varietà di forme. Io ritengo che guardando al tessuto di due diocesi come le nostre, pensando appunto a una comunanza che non è semplicemente di natura organizzativa, iniziative fatte comune, ma una comunanza di sentire, questo discorso relativo alla famiglia sia uno dei discorsi che ci caratterizza maggiormente. È proprio vero, anche perché la famiglia dedicherebbe il tema della famiglia un approfondimento a sé, no? Anche perché poi, che ci piaccia o no, le famiglie si trasformano, le famiglie sono diverse. Allora chiedo a Monsignor Tremolada se ci può dire due cose sulla... stando questo il quadro ed essendo comunque la famiglia la cellula del grande corpo della comunità, per cui è il punto di partenza, ecco, la pastorale familiare di cosa ha bisogno per diventare promotore e attore di cultura dell'educazione, partendo appunto dalla famiglia? Secondo me ha bisogno di essere aiutata. Tutti abbiamo bisogno di essere aiutati in questo momento. Ci rendiamo conto che la situazione che stiamo vivendo, penso alla globalizzazione, penso adesso poi a questa emergenza, che però, ripeto, rende, direi, ancora più evidenti alcuni aspetti di un vissuto che stanno caratterizzando l'epoca attuale. Io credo che l'epoca attuale ha bisogno di una maggiore, è la parola che abbiamo più spesso, ci è spesso usato, una maggiore solidarietà, ma nel senso che dobbiamo aiutarci a vicenda. La famiglia ha bisogno di essere sostenuta dalla società, la società ha bisogno di essere sostenuta dalle famiglie, e quel patto educativo di cui si diceva e che tanto raccomanda Papa Francesco va decisamente in questa direzione. La famiglia da sola, senza per esempio la collaborazione della scuola, e quando dico comunità intendo i vari soggetti, no? La scuola, intendo l'amministrazione, intendo tutto il mondo dello sport, tutto il mondo. Dobbiamo convergere e, certo, riconoscendo che la famiglia ha una sua, direi, imprescindibile importanza. Sì, laddove il vissuto familiare è ferito per varie ragioni, poi si cercherà di intervenire, ma è difficile sostituirlo. Ecco, in questo senso io credo, mi espongo un po' a dire che la politica familiare deve essere più forte. Io ritengo che tra le scelte che anche a livello politico siano necessarie in questo momento vi è questa, direi, attenzione specifica alla famiglia. La famiglia oggi va aiutata e va aiutata in maniera anche molto concreta attraverso una progettazione che è fondamentalmente di tipo politico, con delle scelte anche coraggiose. Mi permetto di aggiungere che in questa prospettiva noi potremo affrontare il fenomeno che ha richiamato il Vescovo Francesco, che a mio parere è devastante in prospettiva, che è la denatalità. Cioè siamo in un paese che è all'ultimo posto per quanto riguarda le nascite. Che futuro abbiamo?
che futuro abbiamo. Non ho l'impressione che questo fenomeno si stia considerando in maniera seria da chi ha responsabilità ad alto livello. E secondo, il futuro dei nostri giovani, perché non riesco a immaginare il futuro dei nostri giovani a prescindere dalla questione delle famiglie, perché è lì da vedere, i nostri giovani stanno procrastinando le decisioni riguardanti la costituzione di una famiglia, con caratteristiche che stanno anche un po' variando, d'accordo, e anche tutto questo andrà preso molto molto sul serio. Dobbiamo capire le ragioni per cui i nostri giovani fanno alcune scelte. In ogni caso dobbiamo garantire loro il futuro, anche e prima di tutto dal punto di vista della decisione di costituire una famiglia. Grazie, il tempo è davvero tiranno, siamo in chiusura. Io vi chiedo ancora la cortesia di rispondere a un paio di domande, anche telegraficamente. Una per me e una invece per i giovani che hanno poi organizzato questo incontro. E quella per me, insomma, io voglio sapere cosa pensate del ruolo femminile all'interno della pastorale, ma anche nei processi decisionali delle comunità. Cioè, come valutate il peso di una voce, di una voce femminile? Si parla di questa, se ne parla su più tavoli. Ecco, io vorrei sapere anche cosa ne pensano i nostri vescovi, e magari sto ancora con lei, con il signor Tremolada, e forse già subito le pongo anche la seconda domanda, che è di natura e tenore completamente diverso, ma che premia un po' lo sforzo di coloro che ci ospitano in questa piattaforma, cioè delle ACLI di Brescia e Bergamo, cioè che vi chiedono, ma in questo processo di culturale in senso ampio, che ovviamente lo ricordiamo, non è solo le bellezze dei luoghi delle chiese piuttosto che dei contenuti delle biblioteche, ma in questo processo culturale che vuole far, che vuole Brescia e Bergamo insieme capitali della cultura, ecco, qual è secondo voi il ruolo delle ACLI? Quindi le donne da un lato e le ACLI dall'altro. Il signor Tremolada, lei. In estrema sintesi, soprattutto la prima domanda chiederebbe davvero una riflessione importante. C'è il rischio della retorica, io credo, perché è chiaro che sicuramente le donne sono importanti nella Chiesa, nella società, devono essere... Ecco, io mi permetto di dire che c'è bisogno di una maggiore presenza, io di questo sono convinto. Però la domanda è riguarda il come, non semplicemente l'esserci, no? E il principio, io credo, mi permetto di dire, è da una parte il rispetto della dignità, uguali nella dignità, dall'altro la valorizzazione della differenza, perché le identità non sono uguali, cioè la dignità è uguale, l'identità è differente, c'è una sensibilità femminile che va valorizzata, c'è una sensibilità maschile che va valorizzata. Ho l'impressione che su questo secondo punto siamo più deboli, cioè siamo tutti d'accordo nel dire che la dignità è la stessa e quindi è bene che... ecco. Ma non si tratta semplicemente, come dire, no, di pesare e poi di arrivare a dire ecco, il peso da una parte è identico al peso dall'altra. La mia domanda, e sollecito ad affrontarla, è bene, ma valorizziamo la specificità di ciascuno dei due generi e cosa significa questo quando noi mettiamo a tema poi le singole realtà nei quali intendiamo comunque che siano giustamente rappresentati l'uno e l'altro. Ecco. Per quanto riguarda le ACLI, io mi permetto di dire questo brevissimamente, che sono un soggetto significativo dal punto di vista soprattutto del vissuto sociale e quindi io credo che abbiano anche un compito che dovranno sempre di più assumere, aiutarci come Chiesa, no? Non solo a coltivare una sensibilità, ma anche a sviluppare una progettualità. Aiutateci in questo. E secondo, direi però, non fatelo da soli. Fatelo insieme agli altri soggetti ecclesiali dentro quella che è la grande famiglia della Chiesa e, per esempio, nel nostro caso, delle nostre diocesi. Vescovo Francesco. Ma io
Certamente prima veniva evocato che ognuna di queste aree, di queste domande, appunto aprono degli orizzonti universali, non parliamo quello relativo alle donne. Allora, appunto, per essere telegrafico, io credo che la Chiesa debba un po' imparare dalla società, e comunque una società che ha ancora bisogno che impari dalle donne, nel senso che è vero, c'è tutto un tema relativo alla presenza delle donne nella Chiesa, numerosa, ma appunto quale riconoscimento? Ma io credo che non possa essere separato da un discorso più vasto che è la donna nella società. Leggevo proprio oggi che il Nord Europa è in mano alle donne. Ecco, speriamo che anche il Sud possa lasciare un po' più spazio, uno spazio qualificato, come ad esempio viene rappresentato dalla tua direzione. E ecco, quindi un'attenzione. Io ricordo tantissimi ambiti dove proprio fisicamente entrando nella Chiesa, ma anche nella società, tu vedi soltanto uomini, ambiti appunto soprattutto che hanno a che fare con i livelli più decisionali. Quindi un ascolto nella Chiesa, un ascolto più cordiale, più libero, meno pregiudiziale nei confronti del mondo femminile, e ripeto, un ascolto ecclesiale ma anche un ascolto sociale nel suo insieme. Questo mi permetto di aggiungere alle considerazioni che faceva Monsignor Pierantonio. E per quanto riguarda le ACLI, sì, anch'io mi congedo ringraziando di questa possibilità. Io e il Vescovo Pierantonio siamo stati molto felici di poter corrispondere a questo invito. Alle ACLI io sì, affiderei un compito che viene proprio dalla Fratelli Tutti, ed è il compito di alimentare l'amicizia sociale. Questa dell'amicizia sociale è veramente un'idea molto originale. Fratellanza, la rivoluzione francese è stata evocata, apparteniamo tutti alla comune famiglia umana. Fraternità è qualcosa di un po' diverso, siamo tutti figli di un unico padre, quindi ha che cosa a che fare con la dimensione spirituale e religiosa dell'uomo. L'amicizia sociale è una scelta. Se la fraternità è un dono, se la fratellanza è una condizione, l'amicizia sociale è una scelta. Faccio dei miei fratelli degli amici, cioè il Papa dice molto bene, l'amicizia sociale è la ricerca di un bene superiore che è capace di unire gli interessi più diversi. Ecco, io chiedo alle ACLI che si facciano promotrici anche in occasione di questo anno della cultura che vede le nostre due città accomunate di amicizia sociale. Grazie, grazie al Vescovo Francesco Beschi, grazie al Vescovo Pierantonio Tremolada, è stato un bel confronto, grazie per la vostra disponibilità, un confronto che vede unite le due diocesi, ma non solo per modo di dire, ma l'abbiamo sentito anche molto carico di convergenze, come del resto era carico di convergenze anche il confronto sempre promosso dalle ACLI di Brescia e Bergamo con i due sindaci, l'incontro precedente, il sindaco Del Bono e il sindaco Gori. Che dire, rispetto a questo appuntamento del 2023, da bresciani e credo di poter dire anche da bergamaschi, è veramente un buon inizio, perché abbiamo le istituzioni che sono davvero amiche, e quindi considerando che se si è amici si può sì costruire appunto amicizia sociale o amicizia istituzionale. L'esplorazione delle ACLI continua, la prossima tappa è il 12 febbraio, a questo punto peseremo l'amicizia fra le due università con i rettori sia di Brescia che di Bergamo, che interloquiranno appunto su cosa significa questo appuntamento di Brescia e Bergamo, capitali
della cultura capitale d'Italia del 2023. Un appuntamento che lo ripetiamo per coloro che ci seguono, ma lo ripetiamo anche a noi perché sia il nostro impegno, che prevede un percorso d'avvicinamento, ma soprattutto non lo dobbiamo considerare come un punto d'arrivo, ma come dire un punto di partenza per immaginare una ripresa reale, con la consapevolezza che insomma ci aspettano ancora dei tempi un po' impegnativi, probabilmente un po' difficili, che però tutti insieme possiamo affrontare con maggior serenità e dandoci anche un po', come dire, di coraggio l'un con l'altro. Grazie a tutti e grazie a coloro che ci hanno seguito fin qui. Buona serata. Grazie, buona serata a voi.